Salve a tutti ragazzi, Piazziere, Ribiata. Parliamo del Su-76M, è un mezzo della Seconda Guerra Mondiale, la grande guerra patriottica per i russi. Adesso parliamo un po' della storia di questo mezzo e perché è stato uno dei mezzi leggendari dell'Armata Rossa, insieme al T-34 e altri pezzi meccanizzati dell'esercito. Questo modellino scala 1,72 prodotto alla UM, è un altro made in Ukraine. UM sta per Unimoda, che qui potete trovare l'indirizzo email, magari fate una ricerca su internet. L'importatore si trova a Varsavia. Infatti è scritto anche in ucraino, è comunque molto simile al russo in questo caso, perché in russo sarebbe Samohodnaya Artilleryskaya Ustanovka, appunto SU-76 per il diametro il calibro del cannone. Samohodnaya invece è Samohidna in ucraino, come vedete una piccola differenza. Da questa parte abbiamo delle indicazioni per le grafiche e poi ci sono i codici della Umbrol per quanto riguarda la corrispondenza Umbrol dei vari colori che vengono applicati in questa versione. Poi ci sono degli accenni alla storia in ucraino, inglese e tedesco. Come dicevo, il SU-76 è stato uno dei mezzi meccanizzati più importanti della Seconda Guerra Mondiale, ovvero la grande guerra patriottica per i russi, dell'Unione Sovietica nel contrastare il Terzo Reich. Il semovente SU-76 nasce per aiutare la mobilità dei pezzi di artiglieria, infatti si basa su lo ZIS-3, che era un pezzo di artiglieria molto diffuso già dall'inizio del conflitto, che viene praticamente arrangiato su un telaio di 60 T-70, o meglio, vengono usati parti nel saldare e nell'assemblare il mezzo provenienti dalla produzione del T-60 e T-70, che erano carri armati leggeri ormai obsoleti per questo nuovo tipo di guerra. Il mezzo era molto leggero e quindi poteva facilmente seguire i movimenti più veloci della fanteria. E appunto l'idea era quella di spostare, viste le enormi difficoltà del terreno, spostare con facilità e con poca fatica i mezzi di artiglieria e non creare un vero e proprio carro armato. Questo creò però comunque negli equipaggi inizialmente un po' di equivoci nell'utilizzo effettivo, perché cominciò a essere usato, visto il largo calibro, insomma, che veniva installato, un po' come un carro armato, però questo comportò delle perdite incredibili perché tra l'altro il semovente era dotato di una blindatura minima che poteva resistere solo a armi da fuoco, ma non ad artiglieria o fuoco da carro armato. Poi qui vediamo la caratteristica della torretta aperta, ma inizialmente era chiusa, ma anche lì ci furono molti problemi, soprattutto anche dei fumi e di sopravvivenza vera e propria dell'equipaggio, che comunque si sentiva un po' più in trappola, diciamo. Infatti inizialmente non aveva una bella nomina questo mezzo. Gli ingegneri russi ebbero da fare soprattutto per l'evoluzione della trasmissione e della propulsione di questo mezzo, che inizialmente fu un pochettino travagliata. Infatti adesso vi mostro lo schema praticamente di costruzione iniziale, che prevedeva, come vedete, due motori che erano di derivazione automobilistica, con due cambi separati e due cardani, uno per ogni cingolo, ogni lato del mezzo. Ma a seguito di rotture e difficoltà di sincronia tra
la parte destra e la parte sinistra che sollecitava ulteriormente i cardani e le numerose rotture, si passò a un'altra soluzione che definitivamente, diciamo, risolse questo problema. La soluzione fu di utilizzare gli stessi due motori, ma uno dietro l'altro. Praticamente vi faccio vedere anche qua. I motori quindi vennero spostati da questa parte. Vedete, il cannone è spostato, infatti è 20 mm spostato dalla sua posizione originale centrale, quindi è su di un lato. In questo modo si misero i due motori qui, vedete, ci sono gli impianti di scarico. E poi il Fatta questa cambio modifica unico. si passò a una produzione di massa e si stima che alla fine della guerra furono prodotti 12.000 SU-76 e questo mezzo estremamente fu leggendario per gli equipaggi perché fu poi uno dei mezzi che portò all'avanzata verso Berlino e che si distinse soprattutto nei contesti cittadini perché grazie all'agilità e la sua leggerezza e al calibro comunque elevato per gli scontri ravvicinati, perché poteva comunque entro i 600 mm perforare qualsiasi carro armato tedesco che era in utilizzo in quel periodo. Infatti l'SU-76 fu riconosciuto come uno dei maggiori elementi di successo dell'Armata Rossa nella campagna contro la Germania nazista e che portò alla vittoria finale. Infatti adesso vi metto anche un video della prima parata della guerra patriottica che avvenne nella Piazza Rossa di Mosca e con un esiguo numero di SU-76 che ormai verso la fine del conflitto praticamente rappresentavano un enorme numero specialmente al fronte e ripeto erano un elemento che divenne leggenda insieme al T-34. Adesso passiamo all'apertura della scatola e vediamo come si presenta questo kit. Vediamo che informazioni dà qui sugli accenni sulla storia. Praticamente era uno Zis 3 che era appunto un pezzo di artiglieria, ma messo su un telaio. Il munizionamento dice consisteva in 60 colpi. Per quanto riguarda le prestazioni, c'è anche qualche accenno. Pesava 10,5 tonnellate e aveva una velocità massima di 45 km all'ora. La potenza consisteva di due consecutivi e connessi motori d'automobile con capacità di ognuno di essi di 70 cavalli, quindi 140 cavalli complessivi. L'equipaggio era di 4 persone, inoltre fu molto utile nei combattimenti nelle strade. Nel territorio tedesco, come vi avevo accennato, e qua dice però che fu costruito in 13.932 pezzi, mentre io dicevo 12.000, si tratta sempre di numeri considerevoli. Passiamo adesso a visualizzare tutto il kit pezzo per pezzo. Molto interessante, c'è anche una foto incisione con dei particolari.
per oggi è tutto, spero che vi abbia incuriosito un po' la storia dell'STU76 e che possiate approfondire e conoscere qualche altro dettaglio interessante di questo mezzo leggendario. Maka, uvidim se arrivata na canali, i stati like.